Quando la mano della civiltà si diresse verso ovest, verso quel territorio conosciuto come la striscia dei Cherokee, i pionieri cominciarono a spingersi in avanti, nell'intento di conquistare delle terre. Si avvalevano del proclama del presidente Benjamin Harrison, stilato il 4 aprile 1889. Appezzamenti di terra dichiarati colonizzabili dal governo e che voi potete acquistare sono segnati con esattezza sulle cartine. Ricordatevi, nessuno dovrà cercare di anticipare la partenza. Allo squillo di tromba partirete. Vi raccomando infine di essere leali fra di voi. Ora tenetevi pronti. Anche questa è fatta. Noi abbiamo finito. Per loro invece è l'inizio. Partirei anche tu per prendere un pezzo di terra da coltivare, John? Non per il momento. Il mio compito è un altro. Li guiderò. Ne sono lieto. Questa gente non potrebbe mai arrivare a destinazione senza una guida con la tua esperienza. Sei diventato davvero più in gamba di me, figliolo. Tutto quello che ho imparato lo devo a te. Sei stato un buon maestro. E resti sempre tu il migliore. Sei la guida più famosa dello Stato. Dimmi, il tuo viaggio com'è andato? Tutto bene? Sì, per fortuna, senza incidenti. A merito della fortuna? In fondo non ce n'è mai abbastanza. Sei davvero deciso a non prendere anche tu un pezzo di terra da coltivare? Potresti mettere su una bella fattoria. E sposarti con Anna. Lei ti ama molto e sarebbe la moglie ideale. C'è ancora tempo per questo, papà. Sai bene che ci sono parecchie carovane da guidare. Non possiamo lasciar perdere tutto proprio adesso. Abbiamo dei contratti da rispettare. E la gente si fida di noi. Non voglio rovinare la tua reputazione. Sei un uomo stimato in tutto il paese. Voglio continuare la tradizione di famiglia. Dimenticavo di dirti che Pat Miller mi ha chiesto se posso accompagnare Meyers e la sua carovana fino alla frontiera. Bene. Io ti aspetterò lì e al tuo ritorno ci metteremo in viaggio insieme. D'accordo, papà. Siamo pronti. È giunto il momento. Ti auguro buona fortuna. Sono in molti a partire per procurarsi degli acri di terra. Allo squillo di tromba e alle scariche di fucile, gruppi di coloni danno inizio oggi a una pazza corsa per arrivare alla nuova striscia di terra che il governo ha dichiarato colonizzabile con un atto del congresso approvato dal presidente il 4 aprile. Rischiando la vita, questa gente affronta un duro viaggio per raggiungere terre selvagge, in cui iniziare un'esistenza diversa e creare una nuova frontiera. E nacque una nuova frontiera. Sei stato furbo, eh? Hai avuto davvero una splendida idea a costruire il saloon in questa città. Oh, finalmente. I nostri sforzi sono stati premiati. A proposito, abbiamo abbastanza messali? Sì, ce ne sono per tutti. Ehi, sei davvero un uomo in gamba. Controlla anche la sala da ballo. Stiamo iniziando una nuova vita. E anche se non sarà facile, ce la faremo, ne sono certa.
Reverendo, Ace Holmes ha deciso che il locale e la sala da ballo resteranno aperti giorno e notte. Questo non è un bene per la nostra gente, dobbiamo fare qualcosa. Sì, hai proprio ragione. Ci sarebbe bisogno di qualcuno che facesse rispettare la legge in questa città. Ma a chi possiamo rivolgerci? Forse dovremmo riunire tutti i cittadini ed eleggere uno sceriffo. Ci sono problemi al saloon. Andiamo a vedere di che si tratta. Cosa è successo? Aveva accusato di barare a poker. Stava per spararmi, così mi sono difeso. Questo non è possibile. Lo sanno tutti che Bart Sawyer non portava mai la pistola. Lo sa anche lei, vero, signor Lewis? Già. Aveva fatto un movimento veloce, non sapevo che era disarmato. Quell'uomo gli ha fatto credere di avere la pistola, doveva stare più attento. La sua è stata legittima difesa. Vorrei parlare con tutti quanti voi, gente. Quanto tempo ancora dobbiamo vivere sotto questo costante clima di terrore, senza sapere chi sarà la prossima vittima? Bart Sawyer era un brav'uomo ed è il quarto che è stato ucciso da quando siamo qui. Noi dobbiamo avere una legge nella nostra città, prima che questi prepotenti distruggano tutto quello che abbiamo costruito con fatica. Tom Lewis, hai ragione. Ma a chi possiamo chiedere di difenderci da questi uomini? Perché non lasciamo che sia Milt Dawson a decidere? Ha dimostrato coraggio portandoci qui. Forse se ne occuperà lui. Mi sembra una buona idea. L'unico che potrebbe fare qualcosa è Milt Dawson. Non guardare ancora. Sei pronto? Puoi guardare. Oh, una torta di compleanno. Solo una candelina. Sei stata molto gentile. Nel negozio ne avevano soltanto una. Avanti, soffia. Bene, bravo, tanti auguri. Avevo dimenticato che fosse il mio compleanno. Invece tu te lo ricordi sempre. Non potrei scordarlo. Ho conosciuto John il giorno del tuo compleanno. Non te lo ricordi? Sì, è vero. Portavamo la carovana di Lanters. Stavo insegnando a John come si fa questo lavoro. Lo sai, si dice in giro che lui è una guida più in gamba di te. Lo credo bene. Gli ho insegnato tutti i trucchi. Lui non ha fatto altro che perfezionarli con dei nuovi metodi. Arriverà qui con la carovana di Miller e Meyers. Sarai felice di rivederlo, vero? Certo che lo sarò. Ti confesso che sarei molto contento se tu e mio figlio decideste di sposarvi. Sai una cosa? Abbiamo parlato di matrimonio, però Joe mi ha detto che non vuole sposarsi finché fa questo lavoro. Io vorrei tanto che lo lasciasse. Dovrebbe farlo presto. Perché con la costruzione della nuova ferrovia non ci sarà più molto lavoro per noi. Possiamo entrare, Milt? Certo, venite, accomodatevi. Ciao, papà. Milt, abbiamo bisogno di aiuto. Cosa volete da me, Tom? Ci serve una legge qui. E considerando la tua reputazione, tu sei l'uomo adatto. Milt, vogliamo chiederti di essere il nostro sceriffo. Temo di non poter accettare. Ah, puoi chiederci qualunque prezzo. Non è una questione di denaro. Mio figlio e io abbiamo ancora parecchi impegni da rispettare. Carovane da guidare in queste praterie. Il mio lavoro è quello di portare la gente e non la stella da sceriffo. Tu ci hai portato qui, Milt. E quando ci sono stati dei problemi li hai risolti senza uccidere. Non abbandonarci adesso. Sei l'unico che può difenderci da Ace. Va bene, reverendo. Vedrò quello che posso fare. Salve, Mitch. Quale onore. Vuoi da bere? No, grazie. Holmes. Se avessi saputo quali erano le tue intenzioni, non ti avrei assolutamente permesso di venire qui. Che cosa vuoi dire? Non mi piace affatto il tuo gioco. Questa città ha bisogno di saloon. Ma non ha bisogno di gente come te. E allora? Faresti bene a chiudere subito il tuo locale. Non intrometterti in affari che non ti riguardano. Il tuo lavoro è finito quando ci hai portato qui. Non mi servono i tuoi consigli.
non è un consiglio, è un ordine. È morto. Gli hanno sparato nella schiena. Chi è stato? Questa è la linea di confine tra il Kansas e l'Oklahoma. Noi siamo qui, a Big Pines, e dobbiamo arrivare alla frontiera. Ho intenzione di passare per Dead Flats, scendere a sud-ovest, dirigerci da Mohawagon Springs e di lì risalire diretti fino alla frontiera. In questo modo eviteremo di attraversare il territorio dei Cherokee e le paludi. Ritengo che questa sia la strada più sicura. Che ne dite? Siete tutti d'accordo? Ma se noi scendiamo fino a sud-ovest per poi risalire, allungheremo di parecchie miglia la strada. Sì, lo so, ma ci sono molti indiani al nord. Non è prudente fare quel percorso. Dovete credermi. Se volete arrivare alla frontiera, quella che ho deciso di fare è la strada più sicura. Ma così perderemo parecchi giorni, Dawson. Quando arriveremo, la terra migliore sarà già stata presa. Non vogliamo fare quella strada. Ci fa perdere troppo tempo. Allora, in questo caso, signor Meyers, dovrà cercare un'altra guida. Un momento, Dawson. Ci lasci decidere prima. Va bene, aspetterò. Cerca di ragionare, Meyers. Non ci conviene mandar via la guida migliore di tutto il paese. Lui e suo padre hanno un'ottima reputazione. Nessuno si è mai lamentato di loro, e questo lo sai bene anche tu. Se ha deciso di fare quel percorso, ci sono dei validi motivi, ed io mi fido di quello che dici. Ma non ti rendi conto che sono troppe miglia in più? Ci faranno perdere parecchi giorni. Sì, ma arriveremo sani e salvi, ed è questo che conta. Voi cosa ne dite? È meglio perdere qualche giorno, ma arrivare sani e salvi. Beh, sì, sì, è vero. Hai ragione, tu. Bene, a questo punto possiamo anche avviarci. E allora, Dawson, abbiamo deciso. Ci affidiamo a lei. Grazie, signor Meyers, non ve ne pentirete. Ne sono certo. Ancora una cosa. Durante il viaggio sarò soltanto io a dare gli ordini. Questo già lo sapevamo. E adesso possiamo anche partire. Non vi resta che radunare i capi. Andiamo, presto. Thank you.
Quando pensa che arriveremo a destinazione, Dawson? Penso domani mattina, Pat. Lei conosce molto bene queste zone, vero? È per questo che sono pagato. Continui lei a guidare la carovana. Io vado a vedere se ci sono dei problemi per attraversare il fiume. Attacchiamola, Kit. Prima voglio sapere chi la guida. Va a vedere, sbrigati. Che differenza fa? Ci serve del cibo. Sì, e potrebbero avere anche dell'oro. Andiamo! Venite fuori con le mani in alto. E non provate a fare scherzi. Uno di voi tiri fuori dalla carovana cibo e oro. Aspetta un momento, chi? Cosa stai facendo? Giù le pistole. Se avessi saputo che eri tu la guida di questa carovana, non l'avrei attaccata. Fai ancora il vecchio gioco, Kit? Ci stiamo dirigendo alla frontiera e abbiamo finito i viveri. Devi credermi. È questa la ragione per cui vi abbiamo attaccati. Ci serve del cibo. Sono disposto a pagarlo bene, John. Sai che non faccio affari con i tuoi soldi. In questo caso l'hai voluto tu. Oh! Nessun altro ci provi, altrimenti farà la stessa fine. Grazie, Kit. Non devi ringraziarmi. Sei stato tu a colpirlo. Non volevo arrivare al punto di dover sparare. Mi dispiace, John. Ma loro fanno sul serio. Possiamo rinunciare a loro, ma abbiamo bisogno di cibo. Sai una cosa, Kit? Devo alleggerire la carovana per attraversare il fiume. Perciò ho deciso di lasciare qui 150 kg di approvvigionamento, con il proposito di tornare insieme a mio padre la prossima settimana per riprenderli. Ho capito.
Potete andare! Grazie. Quando tornerai a riprenderli, li troverai qui con gli interessi. Ci vediamo, Kit. Sei stato molto fortunato. Avrebbe potuto ucciderti. Tu forse non lo sai, ma ti ho salvato la vita sparandoti nella mano. Lui è più veloce di me. E ora prendiamo il cibo. Ce la siamo vista davvero brutta. Se ci fosse stato un altro uomo al posto di Dawson, avremmo perso tutto. E forse qualcuno di noi sarebbe stato ucciso. Invece siamo di nuovo in cammino. Abbiamo fatto bene a scegliere lui come guida. È l'uomo più coraggioso che ho conosciuto in vita mia. Ed è un grande amico. Non vorrei averlo come nemico. Nessuno ha mai fatto il furbo con lui. Forse perché lo stimano troppo. O forse perché lo temono. Questo non l'ho mai capito. Ma sicuramente non ce ne sono altri come lui. Mi trovò una volta con un proiettile nella schiena e una taglia sulla testa. E mi portò per 40 miglia fino in città. Dallo sceriffo? No, dal dottore. E dopo avermi fatto curare, mi riportò dove mi aveva trovato. Disse di non aver fatto niente contro la legge per avermi aiutato. Ti consiglio di non fare mai più il furbo con lui. Questi uomini non hanno nessun riguardo per la vita. Dobbiamo rivolgerci al governo e chiedergli di mandarci degli aiuti. Non possiamo continuare così. Abbiamo bisogno di uno sceriffo che ristabilisca l'ordine. Ma è lungo il viaggio fino al forte. Chi potrebbe andare? Andrà mio figlio Henry. Lui conosce molto bene la strada. D'accordo, papà. Partirò subito. Dia al colonnello tutto quello che sta succedendo. E ritorna il più presto possibile. John Dawson è arrivato in questo momento. Devo dargli subito la notizia. Phil, vai a dirgli di venire da me. Bene. Con l'arrivo di questa carovana adesso il lavoro dovrebbe aumentare parecchio. Mi sta aspettando Meyers per pagarti il tuo lavoro. Grazie, Pat. Lo raggiungerò più tardi. Prima voglio vedere mio padre. Va bene. Sai chi è quello, Ace? No, non lo so. È il figlio di Mill Dawson, si chiama John. Credo che farà molte domande circa la morte di suo padre. Perciò ti conviene preparare le risposte. Ciao, Phil. Salve, Dawson. Tom Lewis ti vuole vedere subito. Prima vorrei vedere mio padre, ho una sorpresa per lui. D'accordo, andiamo. Ciao, Anna. Ti ho portato un regalo. E ne ho portato uno anche a mio padre. Ciao, Ted. Ciao. Salve ciao, a tutti. John. Buongiorno, signora Shaw. Ciao. Reverendo Pearson. Salve, John. Ha fatto una bella chiesa. Già. Buongiorno, signor Lewis, come sta? Salve, figliolo. Cos'è successo? Da come vi comportate sembra che sia morto qualcuno. Purtroppo devo darti una brutta notizia. Cos'è successo?
Riguarda mio padre? Sì. Mi dica. È stato ucciso. Cosa? Sì, gli hanno sparato alla schiena. Era andato al saloon. Gli avevamo chiesto di difenderci da S. Holmes. John Dawson, giuri su questa Bibbia che farai rispettare la legge? Lo giuro. Prendo ordini da nessuno. Se tornerà di nuovo qui, gli farò saltare quella stella che porta sul petto. Ho una notizia da darti. Norton e la sua banda stanno nascosti vicino alle cascate. Sì, lo so. Creerà dei problemi? Sicuramente sì. Ma non per me. Gli ho proposto un affare conveniente. Quale affare? Eliminerà Dawson e ci darà una mano quando sarà necessario. Credo che sia giunto il momento. I cittadini temono che tu voglia mandarli via. È proprio quello che voglio fare. Voglio impadronirmi delle loro terre per affittarle a quelli che verranno. Così diventerò il padrone assoluto della città. Ace, le carte sono il tuo mestiere. Non dovresti pensare ad altro. Continua a fare il giocatore. Joe. So quello che faccio. Cerca di calmarti, Anna. Ma non può farcela da solo. Aspetta che arrivino gli aiuti dal governo. Purtroppo non arriveranno molto presto. E noi non possiamo aspettare ancora. Ha ragione, Anna. Bisogna agire subito. Andiamo. Fai un sorriso. Devi stare tranquilla, vedrai, non mi succederà niente. Ciao, Phil. Un tizio mi ha dato questo per te. Grazie. Dawson, se vuoi sapere chi ha ucciso tuo padre, raggiungimi alle cascate di Rainbow, da solo. Cosa c'è? E niente. Uno dei ragazzi vuole vedermi. Ciao, Smith. Tutto bene? Sì, sarà facile. So dove tengono i soldi e conosco i loro movimenti. E questo non è tutto. Ace Holmes è il proprietario del saloon. Ace Holmes, eh? Molto bene, così finalmente potrà saldare quel vecchio debito che ha con me per quando mi sparò alla schiena. Adesso puoi andare.
Prima di voltarti, butta a terra il fucile. Slaccia il cinturone. E alza le braccia. Il messaggio diceva che dovevamo vederci alle cascate. Sì, è vero. Infatti ti stanno aspettando là. Perché sei appostato qui? Sembrerebbe un'imboscata. No, sono a guardia del sentiero. Lo vedo. Ha oltrepassato Kid, sarà qui a minuti. Per essere sicuro che questa non sia una trappola, monterai il mio cavallo. Io sarò dietro di te, quindi non fare mosse pazze. Sparate! Non ha capito. Non può essere andato lontano. Dobbiamo prenderlo assolutamente. Presto, andiamo. Possiamo più colpirlo da qui. Raggiungiamo gli altri. Che ore sono, Tom? Le sei passate. L'orario è scaduto e tu non hai chiuso.
Ti dichiaro in arresto. Tu non arresterai proprio nessuno, sceriffo. Ti consiglio di darmi le pistole. Ma certo. Mettile sul banco. E adesso vai indietro. E adesso ti darò quello che meriti. Fermo dove sei, Ace. Muoviti lentamente. Hai la brutta abitudine di sparare alle spalle. Ero venuto qui per saldare quel vecchio debito che hai con me, Ace. Ma in questo momento John ha la precedenza. Io posso aspettare. Portatelo fuori. Conducetelo in chiesa. Riunisci tutti gli uomini. Tu, Tex, vai subito a chiamare Norton. Way out on the range, we roam the band of outlaws. No one knows our name. We linger in a daytime round our hideout in the hills. Waiting for the darkness when everything is still. And we saddle up our Mustangs and ride into the night. To rustle all the cattle that come within our sight. We start the dokey movement over trail of sage and sand. We keep the herd a rolling till we cross the Rio Grande. Then early in the morning we saddle up again. Back across the border. Hey, Norton. Ace mi ha mandato a chiamarti, ha bisogno del tuo aiuto. Prendete le torce e andiamo. Perché porta la stella? Lo abbiamo eletto sceriffo dopo che suo padre è stato ucciso. Salve, Kit. Che cosa ci fai qui? Sto pagando con gli interessi tutti i debiti che ho con te. Grazie. Aspetta un momento, Kit. Una volta mi hai detto che se avessi avuto bisogno d'aiuto potevo chiamarti. Ebbene, adesso ne ho. Conta su di me. Però devi fare a modo mio, in nome della legge. Cosa vuoi dire? Ti chiedo di diventare vice sceriffo. Non avrei mai pensato di portare una stella, ma se è questo che vuoi, accetto. Bene. Dovrei prestare giuramento. Ora potremo fare quello che ci pare. Faremo solo quello che vuole lui. Ricorda, Kit. Spara soltanto se necessario. Toso, Ace ha riunito i suoi uomini. No, Tom, tu non verrai con noi. Resterai qui. C'è bisogno di qualcuno che rimanga a proteggere le donne. Riuscirà a ristabilire la legge e l'ordine. Ragazzi,
Questa città è nostra e adesso se ne accorgeranno. Stammi bene a sentire. È meglio che ti arrendi. Sparate! Il Signore verrà nella sua luce sopra un carro, come un vento di fuoco su una strada luminosa. In tutta la sua maestà sarà Lui, il Signore, che nella sua immensa giustizia ci salverà dal male. Il suo è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto dai malvagi. Adesso saranno costretti ad uscire dal salone, vedrai. Presto, spostiamoci da qui! Scapperanno fuori come topi fra poco. Ehi, Norton. Guarda, sono intrappolati nel salone. Dobbiamo farli uscire al più presto. Cerchiamo di coprirli. C'è Norton e la sua banda! Li stanno accerchiando! Bene, usciamo di qui!
Signore onnipotente, in quest'ora di mortale debolezza ci appelliamo alla tua forza divina e invochiamo la tua misericordia affinché tu possa portare la pace sulla terra e perdonare i nostri peccati. Non hai perso l'abitudine di sparare alle spalle. Ora ho saldato i miei debiti, John. Sapevo che sarei morto con gli stivali addosso. Vorresti togliermeli? Per favore. Certo. Grazie. Con la speranza che la nostra grande nazione possa sempre ricordare i tempi duri e le avversità del presente come esempio, affinché possa così vivere una vita migliore nel futuro.